Quando vedete i guanti, sapete che sto per cucinare il pesce. Questi gamberoni in agrodolce hanno colpito anche dei reali di Spagna. Per fare i gamberoni in agrodolce ovviamente servono i gamberoni. Consiglio a tutti di fare almeno 3 gamberoni a porzione. Avere un'arancia, possibilmente rossa, però questo dipende dalla stagione. Per fare la salsa in agrodolce è importante avere della passata di pomodoro, del sale, dello zucchero, della paprika, del tabasco e della cipolla bianca. Non dimenticate anche una ciotolina di aceto bianco. Prima di tutto, fondamentale, io tolgo la testa. Quando faccio altre ricette con i gamberoni, la testa la conservo perché la testa è la cosa più buona del gamberone. In questo caso la tolgo perché verrà cotto molto meglio il gamberone. È fondamentale sciacquarli benissimo. Vediamo, ci sono altre teste? No. Togliamo tutta l'acqua. Chiudiamo l'acqua. Apriamo la padella. Mettiamo i gamberoni. Non è mai elegante portare dei piatti con tantissima roba dentro. I piatti devono essere abbastanza ricchi ma discreti. L'eleganza di stare a tavola è essere sempre, sempre, sempre moderati, anche a tavola. E mentre vanno a vapore queste meravigliosissime gamberoni, io andrò a preparare la salsa in agrodolce, però più che prepararla, perché in realtà l'ho già preparata, ve la voglio descrivere. Si devono tagliare le cipolle sottilissime, vanno poi messe in un pentolino, si deve mettere almeno 2-3 dita d'acqua e queste cipolle vanno proprio cotte fino a che non diventano quasi una cremina. Va aggiunto un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale e poi assolutamente mettere la paprika, l'aceto e la passata di pomodoro. Il tabasco viene messo proprio come ultima operazione, dopodiché fate cuocere. Vedete come è bello? Io ci metto anche un filino d'olio e poi niente, è finita la salsa, viene meravigliosa e va servita assolutamente fredda. Gelasio! Per impiattare, la prima cosa da fare è tagliare un'arancia. Guarda, tu la devi smettere di portarmi via il prezzemolo, io lo sapevo che tu lo facevi. Allora, Gelasio, dovresti andare gentilmente a prendere i due piatti per il secondo. Ce Siamo li pronti per la mettiamo. portata, Lady Maria consiglio. Assolutamente. Certo. Puoi andare, tesoro. Si avvicina troppo però a me questo. Un po' troppa confidenza, io non lo so. Comunque, questo ce lo conserviamo. Adesso andremo a tagliare sempre in modo. Gelasio, devi aspettare. Poi prendi. No, devi aspettare qua. Non devi aspettare dove vuoi, devi aspettare qua. Va bene, qualche fetta non è venuta bene, ma a noi non ce ne importa. Gelasio, Sì. Ecco, bene, aspetta che voglio spostare perché sennò i piatti si sporcano. Ecco, mettine uno qua. Adesso andremo a mettere 3 fette. Quando noi andiamo a impiattare, a me piace da pazzi mettere un po' simbolo delle Olimpiadi, capito? Una cosa vincente. Dopodiché andiamo a vedere i gamberoni e niente, adesso prenderemo un altro piatto qualunque. la posso aiutare, Lady Maria Consiglio? Tesoro, magari mi potessi aiutare, non fai niente dalla mattina alla sera, sei in giro per la casa, io vorrei sapere cosa fai, cosa fai. Ecco, Pulisco le sue porcellane, i miei igienizzo argenti. Gelasio, gli arazzi. guarda, ti perdono, sai perché? Perché? Perché sei talmente inutile che non potrei fare a meno di te. Spostati. Ah, dove vai? Dove vai? Dove vai? Madonna. Adesso questi sono bollenti, ma io rischio. E vanno puliti senza romperli, quindi fate attenzione, questo è fondamentale perché quando sono rotti sono terribili.
però sono abbastanza facili. Un'altra teoria pazzesca: i gamberoni devono essere freschi. Ma non è vero, vanno messi caldi perché così prendono il profumo dell'arancia. Questa è un'altra cosa che è assolutamente fondamentale. Questo lo mettiamo qua, vedi quanto è carino. Che sia la volta buona? Speriamo. Ecco qua. Adesso facciamo vedere un piatto. Questo prendo un cucchiaino, perché mai versare le cose. Giriamo la salsa in agrodolce, perché ricordiamoci che c'è l'aceto dentro. Va messa un po' così. La cosa più buona del mondo è il fatto che l'arancia si può mangiare. Fondamentale. Qua il prezzemolo va fatto invece un po' più piccolo, sempre come se piovesse. Non te lo butto questo perché poi ti devi andare a cambiare, che puzza. E lo mettete qua, così. Come tocco finale, per fare una cosa carina, mettete un peperoncino al bordo del piatto. Allora, Gelasio, adesso vai a portare questo piatto, poi vengo a controllare la mise en place. Mi raccomando, il tovagliolo mai nel piatto. Certo. E principale, mi raccomando anche i bicchieri. Assolutamente. Pulisci tutto e sparisci, volatizzati, cioè puff, non ti voglio più vedere. Ovviamente, per tutta la sera. Ovviamente, Di Maria Consiglio. Voglio restare sola con l'ambasciatore. E Shanti. E adesso che è tutto pronto, non mi resta che andarmi a preparare per l'ambasciatore. Per preparare i gamberoni in salsa agrodolce, ho lavato per bene 6 gamberoni, togliendo accuratamente le teste, e poi li ho messi a cuocere nella vaporiera. Ho tagliato un'arancia a fette ed ho preparato la salsa agrodolce, mixando cipolla, acqua, zucchero, aceto, paprika e passata di pomodoro, sale e tabasco. Dopo 5 minuti di cottura al vapore, ho pulito i gamberoni e li ho adagiati su un letto di arancia. Ed ho aggiunto la salsa agrodolce rigorosamente fredda e il prezzemolo fresco.